Kiros, la grande moda a Fossalta di Portoguaro. Produzione in abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portoguaro. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Tuttaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Tuttaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Tuttaviaggi, viaggiare a Portoguaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portoguaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portoguaro, telefono 0421 27 3258. In questo numero, per il basket, in Serie C e in Serie D trionfano Caorle e Portoguaro. Niente da fare per la Pallacanestro Concordia KO a Muggia in Serie B femminile. Al via i campionati minori, la Pallacanestro Fossaltese è pronta all'esordio in promozione. E per il volley, in Serie B trionfa il Bibione Mare. Ai nastri di partenza anche la Serie C maschile, esordio casalingo per il Portoguaro. La Pallavolo Concordia ancora a segno in prima divisione. Per il rugby, occhi puntati sulla prima dell'Under 16 del rugby Portoguaro. La quarta giornata della Serie C Gold conferma la forza dello Jesolo che, liquidando secondo pronostico Montebelluna, resta solo al comando, inseguito da Oderzo. Gli Opitergini hanno impartito una severa lezione all'Arzignano. Perde ancora Mestre a Trieste, in casa dello Jadran, dimostrando di avere più di qualche problema. Ritorna a sorridere invece la SMEC Caorle, che dopo due KO rialza la testa andando ad espugnare il campo del Guerriero Padova con una prestazione di grande intensità e concentrazione, ritrovando quelle percentuali al tiro perdute. Solamente nel secondo quarto i gialloblu hanno sentito il fiato sul collo dei patavini. A riposo lungo si va sul 34-37, per il resto il match non ha avuto storia, con Caorle trascinato da Dalovic e Rubin e da un Kresnar che sotto canestro ha fatto la differenza, avanti anche di 15 nel terzo quarto, dove i gialloblu hanno scavato il solco decisivo che ha chiuso di fatto i conti. Caorle vince e convince e si prepara al ritorno al successo anche al Palamare. Una partita che dovevamo vincere a tutti i costi. Era, anche se veniamo due partite giocate fino all'ultimo momento, ne eravamo usciti sconfitti e quindi le sconfitte pesano sul morale e avevamo bisogno di riscattarci, e questa vittoria ci dà sicuramente una bella iniezione di fiducia. Una partita che avete condotto praticamente dall'inizio alla fine, non avete mai avuto problemi? Sì, bisogna dire che questo, che la partita è stata gestita con una buona mentalità, sia nell'approccio che nella continuazione della gara, e siamo sempre riusciti a tenere la testa sul campo e a svolgere quello che era il piano partita. Adesso la prossima partita ve la giocherete qui in casa con lo Jadran, è ovvio che è l'occasione per ritornare a vincere anche qui davanti ai vostri tifosi. Sì, ogni partita
fa storia a sé e non facciamo calcoli di casa o fuori casa, e vogliamo continuare il nostro percorso che di settimana in settimana ci vede in questo momento qua ancora impegnati nel correggere situazioni offensive, difensive, che naturalmente stiamo cercando di ottimizzare, e speriamo anche di ripeterci contro lo Iadra e di fare una prestazione di questo tipo qui, dove in modo particolare, ecco, è emersa anche una buona percentuale al tiro che ci ha aiutato. Infatti, che cos'è cambiato, diciamo, rispetto alle due precedenti partite dove non entrava, sembrava non entrare quasi niente? Beh, abbiamo continuato a lavorare su, come dicevo anche la volta scorsa, su quelle che erano le nostre caratteristiche, pensando un po' meno all'avversario ma più a quello che riuscivamo a esprimere noi. Abbiamo analizzato anche al video quanti spazi e quanti vantaggi potevamo sfruttare, e forse la consapevolezza di questo ci ha aiutato a giocare con più scioltezza. Guardando in generale i risultati maturati nel fine settimana, come commentarla questa giornata? Questa è stata una giornata direi senza grosse sorprese, forse anche se ancora presto si sono realizzati un po' quei risultati che ci si aspettava. In Serie D assegno anche la pallacanestro Portogruaro per i Granata e il secondo successo consecutivo ottenuto sul campo di una nobile decaduta come il Tarcento, sconfitta Sacile sul campo dell'Aviano in quello che era già uno scontro in chiave promozione, mentre Casazza, altra corazzata del torneo, si è imposta sul campo del Cusignacco. Sì, vincere facendo 48 punti fuori casa deve dare morale. La partita è stata una brutta partita per entrambe le squadre, condizionata da pochi falli fischiati, condizionata da percentuali ancora non all'altezza, però ci teniamo stretta la vittoria che fa morale e ci dà energia per continuare a lavorare come stiamo facendo. Diciamo che dal punto di vista difensivo non c'è nulla da recriminare. Sì, no, difensivamente ci siamo. A parte il primo quarto, dove i loro terminali offensivi si sono un po' scatenati, poi li abbiamo stancati e abbiamo portato la partita dove volevamo, nel senso che sapevamo che limitare Noselli e Mocnić poteva darci dei frutti. E nei secondi due quarti lo abbiamo fatto come si doveva e niente, siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Ho visto un po' i risultati della giornata, come giudichi? C'è stata la sconfitta di Sacile con Aviano, ma tutto sommato era uno scontro, diciamo, tra due corazzate. Sì, Aviano in più di Sacile probabilmente in questo momento ha la panchina un po' più lunga e un po' più di esperienza da parte proprio delle seconde linee e fondamentalmente credo che se continuerà a lavorare così potrà essere una squadra che arriva molto bene in fondo al campionato. Perdere o vincere uno scontro diretto, d'altro canto, in questo momento alla terza di campionato ha un valore per certi versi relativo, nel senso che siamo ancora tutti in fase di studio, in fase di conoscenza, per cui complimenti ad Aviano, però le partite importanti verranno dopo. Ecco. Prossima partita? Dura, abbiamo un filotto di tre partite durissime. Perché viene a trovarci Cusignacco domenica, che è una squadra che gioca bene, che ha Tomat e i fratelli Gabai come punti di riferimento. Poi avremo l'infrasettimanale del 3 novembre contro Sacile e lì non c'è granché da aggiungere. E infine il 6 andremo proprio ad Aviano, che per quanto detto sarà sicuramente una partita dura. Quindi speriamo di allenarci bene, di fare bene a partire da domenica, poi alle altre due ci penseremo.
Parliamo adesso di settore giovanile che sta pian piano insomma, entrando nel vivo dell'attività. Iniziati già 4 campionati, sì. Dunque tracciamo poi il bilancio del fine settimana giovanile del BVO. Sì, campionati delle squadre dei più piccoli sono cominciati nel migliore dei modi. Si vede il buon lavoro che stiamo facendo nelle categorie più basse. Gli under 18 hanno avuto la prima battuta di arresto, ma che in un campionato impegnativo come quello under 18 elite ci può stare. Con l'under 16 abbiamo perso di 6 punti in casa con Azzurra Trieste, e nonostante il risultato dobbiamo trarre indicazioni positive, perché l'Azzurra fino all'anno scorso era una squadra che dominava. Noi siamo riusciti a tenerli a 56 punti, che di solito li fanno in 2 quarti. Quindi anche lì grande lavoro difensivo da parte dei ragazzi. Ci manca ancora qualche canestro per essere competitivi. Siamo in attesa che cominci l'Under 20, che per assurdo sarà l'ultimo campionato che inizia e che comincerà il 10 novembre ad Azzano. In Serie B femminile la Polisportiva Concordia è finita ancora una volta KO. Le biancorosse si sono inchinate a Muggia e sono ancora a quota 0 in un campionato che, seppur ancora all'inizio, si sta già delineando in 2 tronconi. Diverso lo spessore tecnico con le avversarie, partita che di fatto è stata a senso unico, con le triestine che hanno premuto subito sull'acceleratore piazzando un parziale di 8-3 iniziale. Le concordiesi fanno quello che possono, ma non impensieriscono le giuliane, che chiudono il primo quarto avanti di 11-22-11. L'inizio del secondo parziale vede Concordia avvicinarsi sino al 24-20, ma è solo un fuoco di paglia perché Muggia ritorna padrona del match andando a riposo lungo avanti di più 18 sul 45-27. Il canovaccio non cambia sino alla sirena finale con coach Giuliano, che concede anche spazio alle più giovani. Allora, in realtà a differenza di Ponzano, la partita di Muggia è un po' più abbordabile per noi. C'è una differenza sicuramente di fisicità tra noi e loro e di tenuta atletica tra noi e loro, perché comunque sono giovani, sì, però hanno più fisico di noi e sono forse più allenate di noi, quindi anche questa non la dovevamo vincere, però forse qualcosina in più si poteva fare. Sta di fatto, insomma, che siamo ancora a 0 punti e una stagione che rischia di essere davvero un calvario. Beh, io spero ardentemente che tu abbia torto, primo, quindi spero che non sia un calvario da qua alla fine. Sapevamo che avremmo avuto delle grossissime difficoltà, perché comunque è un campionato nuovo, un campionato che nessuna delle mie giocatrici praticamente ha mai fatto. C'è qualcuna delle mie giocatrici che non ha mai fatto neanche un campionato senior, quindi anche questo è da mettere in preventivo. Insomma, speriamo che non sia un calvario come dici tu. Anzi, spero ardentemente di darti torto fra un po'. La prossima partita non è sicuramente neanche questa una di quelle da vincere, quindi spero fra 2 settimane di darti torto. C'è un problema di allenamenti, perché la mia squadra è una squadra fatta principalmente da universitarie, e come tutti ben sappiamo, a parte qualcosina a Portogruaro, le università sono lontane e di conseguenza fanno dei grandi sacrifici, ma i 3 allenamenti a settimana, 4 allenamenti a settimana che fanno le altre squadre, noi purtroppo non le possiamo fare. Quindi inevitabilmente si paga dazio anche a questa situazione. Certo, si paga dazio, perché fisicamente paghiamo, perché non possiamo allenarci, ripeto, 4 volte o 3 volte come fanno gli altri, e sicuramente tutto quanto quello di tattico e tecnico che si può fare in 3 allenamenti noi dobbiamo farlo in 1-2 con tutta la squadra presente. Beh, col senno di poi non è stata una scelta forse azzardata affrontare questa sfida? No, assolutamente no. Ripeto, la società ha sempre detto che nell'eventualità in cui le ragazze si fossero conquistate sul campo il diritto di fare la Serie B, si sarebbe fatto la Serie B, con tutti chiaramente le difficoltà che ci sono. Però ripeto, la promessa era stata fatta e quindi la società l'ha mantenuta. Adesso sta a noi tecnici e alle ragazze cercare di dare la soddisfazione alla società. La salvezza, insomma, l'importante è riuscire a fare qualcosa di buono, ripeto, soprattutto perché le ragazze se lo sono meritato.
Siamo al Pala Innocentin di Villanova di Fossalda di Portogruaro, parliamo di pallacanestro fossaltese con coach Paolo Giollo. Siamo alla vigilia dell'esordio in campionato, con quali ambizioni affronterete questa nuova stagione? Ambizioni, diciamo, cercheremo di fare il campionato come abbiamo fatto l'altro anno, quindi il campionato di vertice sicuramente, però sempre in una maniera molto molto umile. Quest'anno anche abbiamo parecchi ragazzi a differenza dell'altro anno e quindi abbiamo dei nuovi innesti, anche persone, anche ragazzi giovani da far integrare questo gruppo ormai consolidato, e quindi l'obiettivo ovviamente c'è. Assolutamente. Infatti lo scorso anno, diciamo, forse il problema più grande alla fine è stato il non avere tante rotazioni a disposizione. Quest'anno dovrebbe essere superato. Assolutamente sì, perché l'altro anno eravamo 10-11 contatti e quest'anno abbiamo una rosa comunque sulla carta di 20 ragazzi, 20-23 ragazzi. È difficile ovviamente da gestire, però il gruppo e lo spogliatoio c'è e quindi abbiamo la possibilità di arrivare poi alla fine, speriamo, integri ovviamente e soprattutto gonfiato da spendere tranquillamente proprio per giocarci quelli che potranno essere i playoff, sperando di arrivarci sempre. Ecco, sulla carta, in base alle informazioni che avete, quali saranno le formazioni da battere? Ma assolutamente questa qua di questa sera, di questa amichevole che abbiamo fatto, sicuramente l'Annone, Magnago, una squadra da temere assolutamente. E altre che mi vengono in mente così, può essere anche stesso Ballonsesto, qua, che è sempre qua, una squadra della nostra, della zona. E così a freddo, poi ogni campionato, ogni partita è completamente a sé questa, sicuramente. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione in abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Lotta Viaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Lotta Viaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Lotta Viaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. In Serie B maschile, Volley Team Club Bibione Mare a Segno è stata una partita sofferta relativamente ai primi due set. Verso il primo 21-25, dopo essere stati avanti 21-18, i sandonatesi si sono imposti 32-30 nel secondo, dopo aver annullato diversi set ball. Proprio l'interminabile seconda frazione è stata la chiave di svolta del match. Da questo momento in poi la partita è passata di mano. Il Volley Team Club è cresciuto nella ricezione ed ha battuto con maggior efficacia, mettendo in crisi gli avversari, andando a vincere gli altri due set 25-22 e 25-19.
sono felice della vittoria di oggi per i ragazzi e per me, perché stiamo lavorando molto bene. E la settimana scorsa avevamo seminato, ma secondo me non avevamo raccolto quello che stiamo facendo durante la settimana. Devo fare i complimenti al pubblico, che oggi è stato fantastico. Devo fare i complimenti ai ragazzi, che in momenti di difficoltà hanno agito veramente molto molto bene. Quindi tre punti tutti meritati. La Pallavolo Motta invece si è imposta nel derby con Prata. Dopo aver dominato 24-14 nel primo parziale, i Liventini hanno ceduto 25-19 nel secondo, per poi riprendere in mano l'incontro, andando a vincere con pazienza ma senza mai perdere il filo del gioco, terzo e quarto set, rispettivamente 25-21 e 25-23. In Serie D femminile, Portoguaro ancora KO, questa volta in casa con il San Domenico Savio, 17-25, 25-16, 13-25, 18-25 i parziali maturati, a testimonianza che le portoguaresi stanno ancora pagando dazio al noviziato della categoria. A segno invece il volley Sanstino, le biancorosse si sono imposte sul parquet di Quarto d'Altino con il volley Annia. Una vittoria in rimonta, dopo aver perso 25-20 il primo set, le Liventine sono salite in cattedra vincendo gli altri parziali 20-25, 20-25, 23-25. La prima divisione invece ha regalato il secondo successo consecutivo della Pallavolo Concordia. Tre punti portati a casa da Musilia a fronte però di una prestazione ancora lontana dai livelli attesi per garantirsi di diritto il ruolo di squadra da battere. Resta il fatto che il sestetto concordiese deve trovare i giusti equilibri dopo essere stato ulteriormente ringiovanito nel corso dell'estate. Siamo riusciti anche ieri a portare a casa un 3-0, l'obiettivo era quello di non perdere set per strada, ci siamo riusciti seppur non abbiamo effettuato una buona prestazione. L'importante era portare a casa i tre punti, un'altra partita in più sulle gambe, le giovani hanno avuto anche più spazio rispetto alla prima partita. Adesso abbiamo una partita importante sabato con una diretta concorrente per i piani alti della classifica, dovremo sicuramente fare un salto di qualità rispetto alla partita appena conclusasi. Dovremmo prepararla sicuramente meglio, perché finora, con tutto rispetto, gli avversari che abbiamo incontrato non erano di un grandissimo valore. Adesso invece con questo weekend ci aspetterà una partita con una squadra a pari livello nostro, quindi sicuramente qualcosa in più rispetto a queste due prestazioni dovremo tirar fuori. Lavoriamo in settimana proprio per questo. Quindi sarà un ulteriore test anche per le tante giovani che quest'anno avete inserito in squadra? Sì, oltre alle due nuove ragazze che giocano titolari, praticamente ha giocato titolari sia la prima che la seconda partita, hanno avuto spazio sabato anche la palleggiatrice e un altro centro. Quindi diciamo l'età ancora di più si abbassa, e tutto questo grazie a un ottimo lavoro da parte del settore giovanile della seconda squadra. E allora con coach Federico Zago abbiamo parlato appunto dell'ottimo lavoro che sta facendo la seconda squadra. Siamo con coach Damiano Corbetta della seconda divisione. Quest'oggi ha vinto con Cassavio 3-7-0. In effetti il settore giovanile della Pallavolo Concordia sta producendo sempre nuove atlete interessanti. Sì, effettivamente le ragazze che stanno arrivando e comunque stanno uscendo dalle giovanili sono molto ben dotate. Difatti abbiamo visto anche quest'anno l'inserimento di quattro nuove ragazze dalla seconda alla prima divisione che giocano già titolari praticamente. Vedi già qualche possibile altro inserimento? Beh, in questo momento è un po' troppo presto, anche perché le ragazze sono veramente di giovane età, però vedo che comunque stanno crescendo bene, stanno mettendo molto impegno in tutto quello che fanno durante gli allenamenti, partite eccetera, perciò è molto soddisfacente il lavoro che stiamo facendo e anche il risultato che si traduce nelle ragazze praticamente. In questo weekend prendono il via anche i campionati di Serie C maschili. Nel girone A il Volley Team Club esordisce in trasferta sul campo del Casier, mentre nel girone B il Portoguaro affronta il Pallalovise e Loreggia in un clima di grande entusiasmo. Siamo arrivati al dunque, all'esordio del campionato di Serie C per la Pallavolo Portoguaro. Siamo con Andrea Biason. Dunque, quali indicazioni abbiamo tratto in questa fase di precampionato?
Ma sicuramente buone sensazioni, siamo impazienti di esordire sabato alla prima di campionato. Domenica abbiamo avuto un torneo di preparazione, diciamo, per provare un po' il sestetto e vedere un po' come sono, a che livello sono le altre formazioni. Abbiamo avuto delle buone risposte, quindi attendiamo sabato per provare a fare una buona prova. Ovviamente il desiderio di tutti è di rompere il ghiaccio immediatamente, soprattutto perché siamo in casa. Ma infatti negli ultimi anni abbiamo sempre avuto sfortuna alla prima giornata, abbiamo sempre giocato in trasferta, sempre perso tra l'altro, quindi speriamo di invertire il trend magari anche con l'aiuto di qualche ragazzo nuovo che è arrivato quest'anno. Non parliamo di obiettivi, aggiungiamo intanto la salvezza e dopo vediamo cosa arriva. La squadra è buona, c'è un buon gruppo anche con i ragazzi nuovi integrati, speriamo di far bene. Avete già avuto informazioni dell'avversario di sabato prossimo? No, non abbiamo ancora avuto informazioni, ma dobbiamo preoccuparci più di noi stessi, insomma, di trovare l'amalgama giusta per fare una buona prova a noi, dopo il risultato verrà di conseguenza. Seconda giornata di campionato Under 16, ma in realtà per il rugby Portogruaro si tratta dell'esordio assoluto in questo campionato. Dopo tante peripezie si è riusciti a fare questa squadra che è un po' il punto di partenza per quel che sarà il movimento portoguarese del futuro. Sì, finalmente ci siamo riusciti, abbiamo messo su una squadra, i numeri sono ancora un po' risicati, ma ci consentono di entrare in campo e di avere anche qualche riserva, questo va più che bene, stiamo cercando di alzare il numero, di portare più atleti possibili. Per essere la prima uscita devo dirmi soddisfatto anche perché eravamo contro una compagine che ha una storia consolidata a livello giovanile, quindi trovarsi contro un Trieste e riuscire a tenergli testa, anzi anche a metterli sotto più di qualche volta, è stata una discreta soddisfazione. Bisogna lavorare tanto, ma ci sono delle buone premesse, insomma. Sì, il risultato è stato veramente importante anche perché a 10 giorni dalla partenza del campionato noi dovevamo essere a posto con una binata con un'altra società qui della zona e 3 giorni prima ci ha detto che loro andavano via da soli, per cui ci siamo trovati a dover reclutare più ragazzi possibili e proprio allo scopo stiamo facendo anche rugby nelle scuole a Littis in particolare, che vede un bacino di ragazzi molto importanti per questa Under 16. Siamo presenti e cerchiamo di continuare quello che abbiamo iniziato lo scorso anno con questa squadra in modo tale da avere il bacino necessario per il prossimo anno per allestire anche l'Under 18. Con il coach Eric Buzan dell'Under 16 del Venjulia Trieste, quest'oggi siete stati a Portogruaro, avete vinto, soddisfatti del risultato? Sì, il risultato è stato soddisfacente. Sulla prestazione tecnica si può discutere dei miei ragazzi, però ci hanno messo l'anima e il cuore e alla fine si viene sempre premiati quando ci si mette l'impegno. Il livello di questi ragazzi come lo giudichi? Il livello è un livello buono, con delle buonissime basi per poter lavorare molto bene per raggiungere dei grandi obiettivi, secondo me. Come penso che tutti dovrebbero avere come obiettivo, bisogna ambire al livello più alto possibile. Dopo, se non si riesce per motivi tecnici, si prende quello che viene, però bisogna sempre impegnarsi ad arrivare al massimo delle proprie potenzialità. Siamo a Portogruaro, al campo di rugby di via Forlanini, però siamo in compagnia del presidente del Venjulia Rugby Trieste, Andrea Boltar. Parliamo un po' in generale dello stato di salute del rugby triestino. Ma lo stato di salute, diciamo, è buono. Noi abbiamo squadre, abbiamo tutte le categorie, dall'Under 6 fino alla prima squadra, quindi abbiamo circa 150 ragazzi che praticano questo sport. Stiamo salendo, la nostra prima squadra sta combattendo nelle zone alte della classifica. Gli obiettivi della prima squadra è fare un campionato, cioè la prima fase, arrivare almeno fra le prime tre, quindi conquistarsi una salvezza sicura e poi cercare nei play-off di fare un buon risultato. Magari per strada qualcosa potrebbe anche succedere. Ecco, a livello giovanile diceva che il rugby è in costante crescita. Sì, stiamo lavorando, a Trieste ci sono due società che lavorano
con i ragazzi, c'è anche il rap. Noi oggi i nostri ragazzini, quelli della propaganda, sono a Pordenone che fanno un torneo. Abbiamo tutte le categorie, dagli under 6 agli under 12, che partecipano a questo torneo. E in più da quest'anno abbiamo anche il micro rugby, cioè i ragazzini al di sotto dei 5 anni. Lì abbiamo, c'è stata tanta affluenza e speriamo che continui avanti così. Kiros, la grande moda a Forsalta di Portogruaro. Produzione in abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Forsaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Forsalta di Portogruaro. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Tottaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Dottaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Dottaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto, a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Porto Gruaro, telefono 0421 27 3258.